Ciao. Ciao. Ok, e poi cominciamo. Ciao Anna Maria. Ciao Anna Maria. Ciao Umberto. Anna Ciao Maria, Tina. secondo me hai il microfono Esatto, spento. sta parlando, ma non attiva il microfono. Cortesemente, una volta che avete salutato, se silenzia il microfono, perché altrimenti continuiamo a sentire il rumore. Allora. Bisogna attivare il microfono. Si è attivato il microfono. Si è attivato il microfono, mi Ora sì, però, sentite? ora si sente. Sì. Allora, E Raffaele, mi dicono che il link siamo non pronti per funziona. iniziare. Un attimo solo, come si chiama Francesco? Stoppa. Siccome mi hanno contattato dall'Università di Perugia e mi hanno detto che il link non funziona, volevo chiedere come mai non funziona. Va bene, allora io posso partire, aspettiamo altri 2 minuti perché così ho mandato adesso il link a Non lo Perugia. sappiamo. Come? Però per questa la mente di disattivare la presentazione. Devo disattivare la presentazione, adesso la riattivo. Va riattivata perché non la vediamo. Non la vedete. Devo andare su. Condividi schermo, vero? Condividi l'agenda del Sì, PowerPoint, però non lo ho schermo.
come prima. Esatto. Va bene, mi sentite? Sì, allora, professoressa, io direi di cominciare, sono le 5:05, non ci troviamo con i tempi. Va bene, cominciamo. Diventa un po'... Allora, buonasera a tutti. Questa sera il DISTA del Dipartimento di Scienze della Terra, Ambiente e Risorse presenta un intervento della professoressa Anna Maria Lima, che è professore associato presso l'Università di Napoli, da sempre impegnata nella dialettica scientifica che si è sviluppata sul tema dei campi flegrei. E nello specifico l'intervento di questa sera, di questo pomeriggio, come potete leggere anche dal titolo che la professoressa ha dato al suo intervento, è collegato con i recenti episodi bradisismici nell'ambito del modello termodinamico associato all'attività magmatico-idrotermale dei campi flegrei e rischio eruzioni. Quindi non rubo molto tempo, anche perché sappiamo bene che la professoressa è da sempre impegnata su questo topic, su questo argomento, e che ha collaborazioni all'attivo, diverse collaborazioni sia nazionali sia internazionali. Quindi lascio la parola alla professoressa, e nel caso ci siano poi interventi alla fine vi daremo noi indicazioni su come intervenire. Prego, professoressa. Allora, buonasera a tutti. Mi fa molto piacere tenere questo seminario che mi è stato richiesto dagli studenti, e per questo motivo è stato organizzato in maniera didattica. Ho cercato di essere molto semplice e di avere come obiettivo quello di far capire, diciamo, come abbiamo portato avanti questo progetto e quindi la stesura del modello che andrò a presentarvi. Prima di procedere voglio specificare che questo modello è frutto di un progetto di ricerca iniziato 40 anni fa dal Benedetto De Vivo e portato avanti con passione e dedizione. Purtroppo non ha mai ricevuto fondi, non è stato mai finanziato, ciò nonostante è riuscito a coinvolgere personalità del mondo scientifico di chiara fama internazionale come Frank Spera dell'Università di Santa Barbara in California, Robert Bodnar della Virginia Tech e Harvey Belkin del US Geological Survey, più una serie di ricercatori che hanno preso parte alla stesura di questo modello, come la preziosissima Milia Alfonso Milia, la collega Concettina Nunziata, poi c'è Claudia Carnatelli e io. L'obiettivo di questo seminario è specifico. Io voglio dimostrare che i fenomeni bradisismici non sono causati da intrusioni magmatiche nella crosta superficiale, bensì sono eventi che si ripetono in modo più o meno casuale, sempre con la stessa modalità, e che invariabilmente producono sempre la stessa deformazione superficiale, con sollevamento massimo sempre nella stessa area di Pozzuoli. Per fare questo devo necessariamente fare una piccola storia dei campi flegrei, anche se, diciamo, molti ne sono già a conoscenza. Nel mondo purtroppo c'è quasi 1 milione di persone che vive in aree a rischio vulcanico. Questo perché? Perché ci sono molti vulcani che non danno segno di essere vulcani attivi, e quindi che poi questi vulcani stanno nelle aree più belle del mondo, e ci sono stati degli insediamenti antropici proprio alle falde spesso di questi vulcani. E noi dell'area napoletana siamo un classico esempio, perché nel raggio di 10 chilometri noi abbiamo 3 vulcani, tutti e 3 attivi: il Vesuvio, i Campi Flegrei e Ischia. Ora, il vulcano che diciamo che desta più preoccupazione è proprio quello dei Campi Flegrei, perché è un vulcano che si muove. Cioè, noi abbiamo questi fenomeni di innalzamento e abbassamento del suolo, conosciuto come proprio bradisismo, che continua non voglio dire migliaia di anni, perché non è che abbiamo le prove, ma sicuramente è dal tempo dei Romani
Quindi diciamo che questa immagine vi fa vedere la caldera dei Campi Flegrei. Ora, in realtà, la parte in giallo è la vera e propria caldera dei Campi Flegrei, soltanto che fino al 2012 c'era una diversità di vedute. Molti ricercatori pensavano che la caldera dei Campi Flegrei si fosse formata per due grosse eruzioni. Una è quella dell'Ignimbrite Campana, avvenuta circa 39.000 anni fa e che è stata una delle eruzioni più catastrofiche, secondo me, d'Europa, con l'esplosione di 300 km cubi di materiale vulcanico. E poi 15.600 anni fa c'è stata l'eruzione del tufo giallo che ha dato, diciamo, ha formato questa caldera dei Campi Flegrei, nella quale poi si sono avuti diversi centri eruttivi che si vedono molto bene nella figura. Come vi dicevo, questa interpretazione delle due eruzioni che avevano la sorgente nei Campi Flegrei è stata chiarita con la perforazione che è stata eseguita a Bagnoli nel 2012, e dove si è avuta la prova che la caldera dei Campi Flegrei è stata formata soltanto dall'eruzione del tufo giallo napoletano. Come potete vedere, ci sono molte installazioni, ci sono i GNSS che fanno una registrazione continua. Vedete, sono tutti questi triangolini neri. Quindi la zona è ben monitorata, anche perché questi sono Global Navigation Satellite System, che operano nell'ambito dell'International Association of Geodesy a livello europeo. Quindi le registrazioni entrano in questo network europeo proprio per il monitoraggio di tutta l'area. Diciamo che non mi voglio dilungare molto sulla storia di Campi Flegrei, però la storia del bradisismo, diciamo che ve la devo per forza riassumere. Noi abbiamo avuto diversi episodi di grande sollevamento. Come potete vedere in questo grafico, il primo c'è stato nel V secolo d.C. con un sollevamento di 7 metri, il secondo nell'alto medioevo con un altro sollevamento, diciamo, notevole, un po' meno però di 7 metri, che poi, se osservate, dopo la fase di sollevamento c'è stata sempre una fase di subsidenza. L'ultima fase di sollevamento l'abbiamo avuta nel 1538, prima dell'eruzione del Monte Nuovo. Dopo l'eruzione del Monte Nuovo abbiamo avuto una lunga fase, diciamo abbastanza tranquilla, di subsidenza. Questa subsidenza ha avuto termine nel 1950 con una nuova fase di sollevamento. Dopo, possiamo guardare questo grafico qui a destra, dopo questa fase di sollevamento che si è avuto nel 1952, diciamo con dei piccoli picchi, arriviamo al 1969, dove si è avuto il sollevamento di un metro e una subsidenza di 30 centimetri. Un altro sollevamento molto importante c'è stato nella crisi dell'82-84, che probabilmente molti di noi abbiamo vissuto. A questo sollevamento poi si è avuto una subsidenza di 80 centimetri. Dopo il 1984 la zona è rimasta tranquilla, perché si è avuta una subsidenza fino praticamente al 2006. Nel 2006 si ha un'inversione di tendenza, perché riprende il sollevamento che dura a tutt'oggi. Però durante queste fasi, sia di subsidenza che di sollevamento, ci sono stati dei picchi più o meno ampi nell'88, nell'89, nel 93, nel 94, nel 2000, nel 2001, fino al 2006, e poi durante il sollevamento c'è stata questa fase nel 2012-2013 che ha prestato un po' più di preoccupazione, perché è aumentata la velocità di sollevamento,
cioè nel 2012-2013 abbiamo avuto un sollevamento di circa 15-16 centimetri all'anno, mentre invece adesso il sollevamento si aggira intorno ai 4 centimetri all'anno. In questa carta vi mostro come la zona di massimo sollevamento è sempre e invariabilmente la stessa. Cioè noi abbiamo la zona di massimo sollevamento nell'area di Pozzuoli, che sarebbe quest'area qui centrale. Poi, come potete vedere, il sollevamento decresce nel giro di 5-6 km fino a diventare praticamente nullo. E quello che cambia sostanzialmente è la velocità di sollevamento, che nell'82 ha raggiunto i 100 cm per anno. Però sostanzialmente noi abbiamo sempre la stessa deformazione, proprio in modo invariabile. Come è stato spiegato finora il bradisismo? Diciamo che ci sono state centinaia di pubblicazioni già dal 1900, diciamo dagli anni 50, si può dire, è impossibile citarle tutte, però possono, questi modelli sono stati raggruppati essenzialmente in tre diciamo filoni. Il primo spiega il sollevamento come effetto di un'intrusione magmatica a livelli più superficiali della crosta. Il secondo gruppo di modelli invece dice che sono effetti dovuti al complesso sistema idrotermale e non c'è nessun contributo del magma. La terza serie di modelli invece cerca di mediare fra la prima e la seconda, in realtà senza specificare bene poi la parte che è opera del sistema idrotermale. Nell'ultimo decennio, e la cosa, diciamo, sinceramente mi ha molto sorpresa, c'è stata quasi una conversione di massa al modello che prevede, che spiega il bradisismo come effetto di un'intrusione magmatica a livelli superficiali, in particolare partendo dagli effetti che si sono registrati durante la crisi 82-84, che è stata, come vi ho spiegato prima, la più, diciamo, preoccupante. Perché in questi ultimi 10 anni c'è avuta questa propensione per il modello magmatico? Perché negli ultimi decenni sono stati molto implementati dei modelli che si basano sullo studio delle deformazioni al suolo, cioè dall'analisi delle deformazioni e di microgravità. Attraverso lo studio e l'analisi di queste deformazioni e microgravità si può, diciamo, ricostruire dalla deformazione che si osserva sul campo al corpo profondo, al corpo magmatico che ha, diciamo, generato questa deformazione. In particolare si utilizza il modello di Moggi, pen shape, di varie particelle prolate a forma sferoidale, insomma, diciamo che sono modelli che hanno dato un grandissimo aiuto per quanto concerne le previsioni delle eruzioni nelle aree di vulcanismo attivo. È chiaro che nelle aree di vulcanismo attivo è molto importante poter prevedere l'eruzione e quindi mitigare il rischio. C'è una pecca in questo modello, che bisogna assumere che si opera in condizioni elastiche e omogenee del basamento. Ora, per quanto concerne i Carmi Flegrei, uno dei primi ad applicare questa metodologia è stato Wu e Kilburn nel 2010. Infatti essi analizzano tutti i dati di deformazione di microgravità dell'82-84 utilizzando il modello di Penny Shape Crack Model. Adottando questo modello, chiaramente loro devono assumere che il mezzo sia elastico ed omogeneo, cosa che in una zona calderica è molto discutibile.
Infatti, se voi leggete le, diciamo, le osservazioni di altre persone che applicano questi modelli, dicono chiaramente che in condizioni calderiche questo modello può portare ad errori di valutazione. Comunque, Wu e Kibun hanno fatto un lavoro molto puntuale, hanno calcolato l'estensione, la dimensione, il volume di questo SIL, questo SIL magmatico che si sarebbe messo in posto a una profondità di circa 3 km nell'82-84. E il volume sarebbe proprio di 30 e 40 milioni di metri cubi, diciamo una grandezza compatibile con quella che è stata l'eruzione del Monte Nuovo, che ha espulso 20 milioni di metri cubi di materiale, diciamo, vulcanico. Però questo modello ha un punto debole, qual è? È che non spiega la successiva subsidenza, perché è vero che l'intrusione magmatica può causare un innalzamento, lo sappiamo benissimo, lo sappiamo tutti quanti, però è molto difficile spiegare come poi la stessa intrusione magmatica lasci, diciamo, sprofondi, provocando appunto la subsidenza. Diciamo che Wu e Kilburn l'hanno spiegata in modo abbastanza superficiale, dicendo che è dovuta a variazioni di pressione temporanee nella falda acquifera causata dall'intrusione magmatica. Però non ha specificato, diciamo, esattamente come poi avviene questa subsidenza. Lui poi ha anche calcolato che questo SIL magmatico solidificherebbe nell'arco di 3-10 anni. Perché? Perché dalla tomografia che ha fatto Zollo, dai risultati della tomografia del 2008, Zollo e Tali, viene fuori che non ci sono camere magmatiche né intrusioni magmatiche prima di 7,5 km di profondità. Quindi Kilburn e Wu giustificano dicendo sì, questo SIL si è consolidato, per cui non è possibile vederlo attraverso la tomografia. Comunque bisogna dire che poi viene avvalorata anche l'ipotesi di Bellucci e Tali del 2006, che spiega tutti questi fenomeni di sollevamento dovuti sempre a SIL, che guarda caso si metterebbero in posto sempre nello stesso modo, sempre con le stesse modalità. L'unica cosa che cambierebbe sarebbero le dimensioni, perché chiaramente un piccolo sollevamento richiede un piccolo SIL, un grande sollevamento richiederebbe un grande SIL. Diciamo che penso che sia così. Che cosa è successo? Che tutti si sono convinti di questa intrusione a forma di SIL e hanno accettato, diciamo, questo modello. Infatti Macedonia nel 2014 implementa un modello per spiegare la subsidenza e dice sì, c'è stato questo SIL, però c'è stata un'espansione laterale, per cui, diciamo, nella massima altezza, l'altezza massima del SIL si è abbassata con questa espulsione laterale e spiega la subsidenza. Ma purtroppo purtroppo questa ipotesi non è avvalorata da dati sismici, perché i dati sismici non mostrano questo spread laterale, e quindi questa, diciamo, non ha avuto molto successo questo modello. Gli ultimissimi modelli, che sono ad opera di Moretti e Tali 2017, 18, 20 e di Troisi e Tali 2019, hanno portato avanti un'elaborazione di tutti i dati dei gas fumarolici che si sono registrati praticamente da quando sono stati registrati, credo. E confermano anche loro che nell'82 c'è stata questa intrusione magmatica a forma di SIL, però si sforzano di spiegare perché poi c'è stata una subsidenza di 80 centimetri. E allora ipotizzano che l'intrusione magmatica ha dato luogo a un sollevamento di un metro e dieci. E poi i successivi 70-80 centimetri sono stati causati da
da una spinta dei fluidi idrotermali che avrebbero, diciamo, avrebbero completato il sollevamento di 180 centimetri. E hanno applicato anche un modello per spiegare come poi questi fluidi siano stati espulsi nel giro di 20 anni, perché dopo diciamo il sollevamento del 1984 noi abbiamo assistito ad una subsidenza per 20 anni. Quindi questi fluidi che avrebbero causato il sollevamento si sarebbero poi dispersi in 20 anni. Hanno applicato un modello prendendo come permeabilità la porosità. La porosità calcolata nel pozzo che è stato fatto, nel carotaggio che è stato fatto a Bagnoli e nei carotaggi che sono stati fatti nell'AGIP Enel. Siccome ci sono queste prove di porosità, loro hanno assunto una porosità di 0,2, per cui si trovano che questi fluidi per uscire dal sistema e quindi per creare questa subsidenza abbiano impiegato 20 anni. Però non viene spiegato, e sembra quasi una contraddizione a mio avviso, come si possa passare da un sollevamento dovuto a un sil magmatico a un sollevamento dovuto a dei fluidi idrotermali. Cioè i fluidi idrotermali avrebbero dovuto avere la stessa forza e la stessa spinta di un sil magmatico. Può darsi pure, ma bisogna spiegarlo perché. E poi non si capisce un'altra cosa. Quando noi abbiamo un'intrusione magmatica, nell'82-84 sono state registrate 16.000 scosse sismiche, significa che il sistema è in fratturazione. Allora bisogna anche spiegare come mai durante la risalita di questo SIL e con una fratturazione che dà luogo a 16.000 scosse sismiche questi fluidi non siano riusciti a sfuggire al sistema, ma invece sono andati in sovrappressione e il sistema lo hanno spinto per altri 80 centimetri. A me sembra, diciamo, una contraddizione, però non è stato spiegato dagli autori, quindi io non posso, diciamo, fare commenti. Questi stessi ricercatori però dicono che gli ultimi eventi bradisismici non sono dovuti a intrusioni magmatiche, ma ad alterazioni del sistema idrotermale, in particolare all'infiltrazione di gas profondi nel sistema superficiale che, diciamo, hanno causato questi sollevamenti. Passiamo agli ultimi eventi, non mi voglio dilungare molto. Gli ultimi eventi, in particolare quello che ha destato maggiore preoccupazione 2012-2013, è stato interpretato da Dauri e Tali come dovuto a un'intrusione magmatica. E queste chiaramente approvando il modello sempre di W. E. Kilbourn che ipotizzava un'intrusione a forma di SIL nell'82-84. E quindi giustamente Dauri e gli altri dicono sì, anche nel 2012-2013 c'è stato un'intrusione magmatica, diciamo di minore entità, perché chiaramente il sollevamento è stato minore e così via. Ma la stessa... Diciamo che la stessa ipotesi viene un poco confermata anche da Chiodini nel 2012. E come potete leggere dai titoli delle pubblicazioni, sono molto pessimistiche. Cioè addirittura Dauri e Tali dicono iniezione magmatica sotto l'area urbana di Napoli. È un nuovo meccanismo per il 2012-2013 nella caldera dei Campi Flegrei. Perché? Perché questo nel 2012 non... diciamo era stata ancora pubblicata la notizia che l'area urbana di Napoli non fa parte della caldera dei Campi Flegrei perché non comprende, non è diciamo la sorgente della famosa eruzione degli Inibrite Campana, che purtroppo se così fosse stata anche l'area urbana di Napoli veniva compresa nella caldera dei Campi Flegrei. Cosa che noi da decenni abbiamo sempre detto, no, guardate che
la caldera di Campi Flegrei è stata formata solo dall'eruzione del tufo giallo napoletano, ma fino a quando non è stata fatta la perforazione che ci ha dato ragione, diciamo, questa nostra interpretazione non è stata mai accettata. Quindi, come vi dicevo, anche Chiodini fa diciamo un'interpretazione pessimistica, dicendo che si può innescare una deformazione ai Campi Flegrei accelerata per l'avvicinarsi di questa pressione critica di degassamento, quindi si può avere una fratturazione e un'eruzione. Tant'è vero che nel 2012-2013 il grado di allerta aumentò nella zona dei Campi Flegrei. Infine abbiamo l'interpretazione di Kilbu, che è altrettanto pessimistica, perché Kilburn parte sempre nel suo modello. Cioè, la cosa, diciamo, che io voglio dire ad alta voce, che non si può assumere in un modello una cosa che è probabile. Cioè, è probabile che ci sia questa intrusione magmatica a forma di Sile che si è messa in mostra nell'82, ma non è certo. Ora, se io tutti i modelli li faccio dando per certo questa intrusione, significa che io inficio in partenza il modello, perché il modello dà una visione probabilistica, quindi è una probabilità nella probabilità, che fa chiaramente perdere di affidabilità il modello stesso. Quindi Kilbourn fa appunto anche questa analisi dello stato di stress dei Campi Flegrei e conclude che il sistema è stressato, diciamo che di questi tempi non sarebbe una novità, e sebbene un'eruzione non sia garantita, il potenziale di eruzione potrebbe essere significativamente maggiore rispetto agli anni precedenti. Quindi praticamente stiamo in una situazione di preallerta con queste pubblicazioni. Ora, io voglio spendere solo due parole, questo lo faccio per gli studenti soprattutto che mi stanno ascoltando. Noi nelle scienze, in tutti i tipi di ricerca, sia scientifica anche non, anche nell'economia, eccetera, utilizziamo molti modelli, perché i modelli sono preziosi, ci fanno capire, diciamo, ci danno una visione di un sistema complesso come il sistema naturale, e quindi sono molto utilizzati sia nella ricerca sia per fare delle previsioni. Ci danno la possibilità di capire, come dicevo prima, complessi sistemi naturali, le variabili che li governano, come queste variabili sono, diciamo, interdipendenti, come influiscono sul modello stesso. Ma non ci dimentichiamo che sono sempre di tipo probabilistico. Ora, la probabilità e l'affidabilità di un modello dipende sicuramente dalle assunzioni che facciamo e dai parametri che noi diamo. Ora, se un parametro è sbagliato ed è fuorviante, ma sicuramente il modello che uscirà fuori sarà fuorviante. Cioè, su questo io credo che non ci siano dubbi. Ora, le persone spesso mi hanno detto: ma non ho capito com'è che sullo stesso problema uno dice una cosa, uno dice l'opposto e non si riesce a capire. E hanno ragione, ma io mi sento di rispondere che i fenomeni naturali sono molto complessi, e se uno dà risposte diverse significa che ha adottato modelli diversi, e quindi non sono, diciamo, la ragione non sta né da una parte né dall'altra, perché essendo modelli probabilistici, diciamo che ognuno può avere ragione. La cosa importante però è discuterne insieme in modo multidisciplinare e cercare di capire che l'obiettivo di tutti gli operatori della ricerca è uno solo, cioè di capire le cose e di aiutare la comunità a, diciamo, ad esporsi a meno rischi possibili. Quindi questa, diciamo, questo interfacciarsi e anche confrontarsi con i modelli che si elaborano sarebbe molto, ma molto auspicabile.
Io posso soltanto dire che questo modello che vi andrò a presentare, nella sua prima stesura, è stato pubblicato nel 2009. Diciamo che io magari non sono nessuno, ma questo modello era firma di personaggi che sono conosciuti a livello internazionale. Bob Bodnar, che vi ho detto prima, ha 16.000 citazioni. Insomma, non è un mister nessuno. Ora, io voglio dire una cosa. Questo modello è stato completamente ignorato dalla comunità scientifica fino a qualche anno fa. Vi sto parlando del 2009. Questo che cosa? Io non mi aspetto certamente che gli altri colleghi ricercatori mi vengano a dire: ah, che bel modello che hai fatto. Però mi aspetterei delle critiche, perché alle critiche ci si può rispondere e si può anche migliorare poi il modello, sempre cercando di raggiungere l'obiettivo di capire le cose e di cercare di mitigare il rischio. Detto questo, voglio diciamo specificare un altro punto. Tutti i modelli che mi sono dovuta leggere, anzi rileggere, per fare questa presentazione, io ho visto che c'è sempre una postilla, che i risultati delle simulazioni che si fanno quando si prendono in considerazione i modelli idrotermali, la circolazione dei fluidi idrotermali, eccetera, rivelano che sono molto sensibili alla permeabilità. E questo è vero, perché nella circolazione dei fluidi idrotermali la permeabilità è un fattore molto critico. Se noi variamo questo parametro anche di poco, otteniamo risultati completamente diversi. Ma è sempre possibile conoscere la permeabilità delle rocce? Le prove in pozzo, dalle quali noi prendiamo il parametro della porosità, vanno bene? Io penso di sì, che vanno bene, ma se il mezzo è omogeneo. Ma se un mezzo non è omogeneo e ha delle variazioni che fra poco vi illustrerò, io penso che non vanno assolutamente bene. Ora, è un altro concetto che va specificato, è che c'è diversità tra porosità e permeabilità. Una roccia può avere una porosità discreta, ma può essere impermeabile. Questo per esempio è il caso delle argilliti, che hanno una porosità discreta, ma non sono assolutamente permeabili. Per essere permeabile, una roccia, e questo lo dico per gli studenti, deve avere fra i granuli, deve dare all'acqua la possibilità di attraversare i granuli, quindi gli spazi intergranulari devono essere collegati. Se questo non succede, la roccia non è permeabile, anche se ha una buona porosità. Poi, un altro fenomeno che viene spesso citato quando si parla dei fluidi idrotermali ai campi flegrei è questo self-sealing. Ma che cos'è in realtà questo self-sealing? Io voglio dire agli studenti: guardate che se l'acqua passa attraverso una roccia non succede niente, anche se ci facciamo passare un fluido idrotermale ricco di soluti, non succede niente. Quando è che succede il self-sealing, cioè la precipitazione del soluto che porta in soluzione e quindi l'occlusione dei pori? Quando c'è una variazione chimico-fisica del sistema. Se io in questo sistema, che è tranquillamente permeabile, vado ad alterare i parametri chimici e fisici, che per essere esplicita sono la pressione e la temperatura in questo caso, che cosa succede? Che diminuisce la solubilità della soluzione acquosa e si ha precipitazione del soluto e quindi i pori vanno occlusi e la roccia da permeabile diventa impermeabile.
questo è un fenomeno che succede spesso, anzi spessissimo, ma se e solo se nel sistema ci sono variazioni chimico-fisiche, altrimenti il self-sealing non si ha. Quindi io posso dire si ha, per esempio nel sistema idrotermale, il sistema idrotermale si chiude perché c'è il self-sealing, sì, ma devo spiegare perché c'è il self-sealing, quali sono le condizioni chimico-fisiche che sono variate. Non posso dirlo senza aver prima spiegato perché ci sono queste variazioni. E questo nei modelli che io ho letto succede costantemente, che si dice sì c'è il self-sealing, ma non si spiega né come né perché. E non va bene. Ora vi ho portato queste due stratigrafie. Questi sono dati reali, non sono, diciamo, modelli. Questa è la stratigrafia dei pozzi San Vito 1 e San Vito 3. Invece, qui a destra, abbiamo tutta la stratigrafia dei pozzi Mofete 5, Mofete 2 e Mofete 1. Notate bene che il pozzo San Vito 1 arriva a poco più di 3 km di profondità. Praticamente sarebbe la profondità della messa in posto del SIL. E che cosa si è osservato in questa stratigrafia? Una variabilità estrema in termini litologici e stratigrafici. Noi abbiamo una discontinuità estremamente alta. Praticamente il sistema è completamente anisotropo per la permeabilità. C'è anisotromia sia lungo i piani paralleli che i piani perpendicolari. Noi abbiamo livelli di rocce che passano da rocce classiche grossolane, vulcanoclassiche ad altissima permeabilità, a siltiti trasgressive e sedimenti argillosi che sono completamente impermeabili. Quindi noi passiamo in modo spaziale da variazioni di permeabilità anche estreme. Ora io chiedo, ma se dovessi fare un modello, quale parametro adotterei per la permeabilità? Quello delle rocce classiche grossolane e vulcanoclastiche o quelle delle siltiti e delle argilliti? Questo io lo chiederei normalmente ai miei studenti se fossimo in presenza. Un'altra cosa che vi voglio fare notare è che le isoterme che leggete qui nelle stratigrafie sono temperature misurate in pozzo. Noi abbiamo portato avanti tutto uno studio sulle inclusioni fluide e magmatiche su tutte le carote di tutti i pozzi e abbiamo osservato che le temperature fossili sono superiori alle temperature misurate in pozzo. Ma in più ci sta un altro dato, che se voi guardate questa linea puntinata che vedete qui, vabbè, qui c'è stata una faglia per cui è stata ribassata, però questa linea tratteggiata o puntinata, come dir si vuole, è lo strato termometamorfico. Che significa? Significa che queste rocce che si presentano adesso a circa 2 km di profondità hanno subito un metamorfismo termico da parte di un magma che una volta era a profondità, diciamo, più basse, cioè era più vicino alla superficie. Quindi noi abbiamo che la zona termometamorfica praticamente adesso si sarà spostata più in basso perché non c'è più qui il magma, noi siamo arrivati a 3 km, quindi non c'è. Quindi significa che prima era a livelli superiori. Ora vorrei fare altre osservazioni, ma non voglio perdere molto tempo. Noi in questa stratigrafia addirittura abbiamo trovato che esistono dei livelli di acquiferi confinati con salinità completamente diversa, cioè praticamente andando giù nel pozzo
a, per esempio, a 1000 metri di profondità si trovano degli acquiferi confinati, cioè delle sacche di acqua, che hanno una salinità completamente diversa da quelle che magari si trovano più su o più giù. Quindi questo che cosa significa? Significa che non c'è trasmissività nell'acquifero. Cioè gli acquiferi sono molto complicati in queste situazioni geologiche. E purtroppo è così. Non è che lo dico io, lo dicono i fatti. Ma un altro punto sul quale io voglio attirare l'attenzione degli studenti è questo. Io prima vi ho parlato del modello di Moggi, ma il modello di Moggi su quale assunzione si basa? Sull'assunzione che la deformazione che noi vediamo al suolo è indotta da un corpo in profondità che deve avere necessariamente una determinata forma, un determinato volume, per provocare quel tipo di deformazione. Ora io mi chiedo, sono decenni, almeno da 50 anni che il sistema viene monitorato puntualmente, che noi registriamo sempre e costantemente la stessa deformazione al suolo. Allora, perché non invertiamo la visione? Cioè, se noi otteniamo sempre la stessa deformazione, significa che il meccanismo che mi provoca questa deformazione deve essere sempre lo stesso. Io non posso assumere per l'82-84 un'intrusione magmatica, poi per gli anni successivi l'intrusione di fluidi dal profondo e spiego ogni volta in modo diverso. Perché? Perché la deformazione è sempre la stessa. Quindi io devo avere sempre lo stesso meccanismo che si ripete ogni volta che c'è un fenomeno bradisismico. Io penso che su questo punto dovremmo essere abbastanza d'accordo. Ma qual è? Ma che cosa può essere che si ripete per più di 2200 anni? Che mi dà sempre la stessa deformazione, le intrusioni magmatiche. Io penso proprio di no. Noi sappiamo benissimo, proprio per definizione, che un'intrusione magmatica segue la fratturazione, cioè segue le vie più facili per intrudersi. Quindi ogni intrusione magmatica è una storia a sé. Noi non possiamo pensare che nei campi flegrei da 2200 anni ci siano state n intrusioni magmatiche e ogni intrusione abbia dato la stessa deformazione. Io penso che la probabilità che possa essere accaduto questo non è bassa, di più, è bassissima. Ma è mai possibile che questa deformazione sia stata sempre e comunque provocata dal sistema idrotermale? Secondo me no, le probabilità sono ancora più basse del sistema magmatico, perché non ci dimentichiamo che il sistema idrotermale è un sistema dinamico, è un sistema che si muove continuamente, dipende dalla permeabilità. Se ci sono variazioni di permeabilità per fratturazioni, abbiamo visto che principalmente per fratturazioni, il sistema cambia. Quindi il sistema idrotermale assolutamente non può dare sempre la stessa deformazione. Ma allora ci siamo chiesti che cos'è? Abbiamo cercato, diciamo, di sciogliere questo enigma. Io lo chiederei agli studenti. Secondo voi, che cos'è che può dare sempre? Quale meccanismo può portare sempre alla stessa deformazione e allo stesso volume sismogenico? È chiaro? Io questa è una domanda che vorrei fare anche ai colleghi che mi stanno ascoltando. Io una risposta ce l'ho e ve la dico, naturalmente. Si può essere d'accordo o non d'accordo, però diciamo che ho il dovere di dire quello che penso. Io devo ringraziare apertamente la mia amica Alfonsa Milia, perché l'idea è partita da lei. Io non mi voglio prendere meriti che non ho. Pensando alle strutture geologiche naturalmente, ma quale struttura può trattenere, non per millenni, per milioni di anni, i fluidi, in questo caso gli idrocarburi? Una struttura di tipo anticlinalica. Ora, la struttura anticlinalica, come potete vedere,
ha esattamente la forma della campana che noi registriamo ai campi flegrei, ed è però c'è una condizione, che questa struttura anticlinalica a forma di cappello, se vogliamo, che conserva i fluidi, deve avere uno strato impermeabile. Questo strato impermeabile, in questo caso è questo che vi sto facendo vedere, non lascia passare i fluidi né verso l'alto e né verso il basso. Praticamente li conserva fino a quando non ci sono delle variazioni tettoniche che praticamente alterano la forma a campana di questa piega, oppure che se ci sono delle fratture, perché attraverso le fratture il fluido può uscire. Allora, diciamo, la prima cosa che noi ci siamo chieste: ma è possibile che nella zona di massimo sollevamento possa esistere una struttura anticlinarica di questo tipo che conservi sempre in modo e con forma, in una forma invariabile, come vi ho fatto vedere, questi fluidi? La risposta è venuta sempre da Alfonsa, perché Alfonsa, diciamo che è molto molto brava a leggere i profili sismici, e lei nel 1999-2000, quindi non si può dire che l'interpretazione è stata tirata per la giacca, ha studiato proprio la zona più a carattere regionale, naturalmente, dei campi flegrei. E che cosa ha visto? Ha visto che la tettonica estensionale che ha portato all'apertura del Tirreno, insieme all'attività vulcanica che è tuttora attiva, ha portato a un'evoluzione morfo-sedimentare di tutta la costa della regione Campania. Ora, fra 700 e 400 mila anni fa, si sono formati diversi bacini sedimentari profondi lungo tutta la costa, cioè la Piana del Volturno, il Golfo di Pozzuoli, il Golfo di Napoli e il Golfo di Salerno. Queste strutture sono ubicate in semigraben e hanno ospitato successioni quaternarie di natura classica, naturalmente, di spessori notevoli. Ora, proprio nel basamento di Pozzuoli c'è la formazione di un ripiegamento attivo e in atto. Addirittura è stato calcolato il tasso di sollevamento di questa piega, che varierebbe da 1 a 20 mm per anno. E forse il discorso risulta più chiaro da questa immagine. Ora, noi questo l'abbiamo pubblicato nel 2009, come vi dicevo prima. Ora, vedete qui proprio, questa è la traccia di questa sezione. Proprio nell'area di Pozzuoli, vedete, ci sta questa struttura anticlinalica. La vedete? Questa struttura anticlinalica, la vedete? Cioè, non la vedete, però c'è la simbologia che è indicativa di un anticlinale. Quindi qui noi abbiamo un anticlinale. E poi nel Golfo di Pozzuoli, invece, questo anticlinale prende la forma di una sinclinale, cioè praticamente noi abbiamo un cucchiaio nel porto di Pozzuoli e un cucchiaio inverso, per chi no, diciamo non è molto pratico di geologia, che so che ci sta ascoltando, nella zona, diciamo, della terraferma, diciamo non a mare, di Pozzuoli. Ora, questo si vede anche un po' meglio da questa immagine, che è il profilo di questa zona che sta proprio Pozzuoli, vedete? Quindi noi proprio nella parte sottostante di Pozzuoli, cioè dove c'è l'area di massimo sollevamento, possiamo ipotizzare con buona affidabilità la presenza di una anticlinale. Questa è la mappa strutturale, dove ci fa capire meglio che è possibile la presenza di questa struttura geologica che possa trattenere i fluidi. Infatti, noi vediamo che la caldera dei campi flegrei, densamente fagliata, le faglie rosse sono proprio quelle che hanno dato luogo allo sprofondamento della caldera, ma lo sprofondamento della caldera è rimasto tale solo per quest'area qua tratteggiata.
orizzontalmente. Quest'area qua, con tratteggio diverso, è l'area risorgente. Che attenzione però, quest'area risorgente si divide in due blocchi. Noi abbiamo il blocco, vedete, che corre proprio lungo il bordo del golfo e passa proprio per Pozzuoli. Quindi diciamo che da questa analisi strutturale della cartina, l'ipotesi che ci possa essere una formazione anticlinalica ci sta. Questa invece è la carta dei dati di gravità ad alta precisione che arrivano a una profondità di 3 km. Come potete osservare, qui stiamo fino a 1,8 km e qui arriviamo a 2200 metri. Però in questa area che vi dicevo, sinclinalica, cioè a cucchiaio, diciamo proprio a cucchiaio, si sono accumulati tutti i depositi di bassa densità, perché qua nel lusto stiamo proprio con densità molto basse. Questi invece sono i profili che sono indicati in questa cartina. Ora, se noi prendiamo il profilo D1, D2, che passa quasi, perché Pozzuoli sta qua, passa quasi per Pozzuoli, sarebbe questo D1, D2. Vedete, noi abbiamo proprio che questa parte centrale, che sarebbe il golfo di Pozzuoli, è riempita da tutti questi detriti, per lo più carstici, di scarsa densità. E questa osservazione dimostra anche che molto probabilmente queste intrusioni magmatiche non ci sono, perché se abbiamo questi materiali fino a 3 km con questa densità, io dubito molto che ci possa essere del materiale, diciamo, lavico o comunque magmatico, magma consolidato. Ora passiamo a spiegare il modello che abbiamo elaborato noi. Quali assunzioni? Come vi dicevo prima, ogni modello richiede delle assunzioni. Quali sono le nostre assunzioni? Che il sistema vulcanico dei Gambi Flegrei, a circa 8 km, come per i dati della tomografia di Zollo e Tali, è un sistema magmatico attivo, ma in stato stazionario e in raffreddamento. La seconda assunzione è che il sistema vulcanico, attenzione, dei Gambi Flegrei è un analogo dei sistemi mineralizzati tipo porfiri copper. Questa non è una novità, assolutamente, perché molti altri sistemi nel mondo è stato ipotizzato che siano riconducibili a questo tipo, diciamo, di assetto, è un assetto più che altro. Infatti White Island in Nuova Zelanda è stata proprio, diciamo, ricondotta a un porfiri copper. Partiamo dalla prima assunzione. La prima assunzione è di un sistema vulcanico in stato stazionario in raffreddamento. Già vi ho detto prima quello che è stato trovato nel Pozzo San Vito e anche nel Pozzo, cioè lo stato termometamorfosato oggi sta a una profondità di 2 km. Questo che cosa implica? Implica anche dal profilo termico che è stato, diciamo, ricostruito, che la profondità un tempo della camera magmatica era 4-5 km. Oggi abbiamo detto che è maggiore di 7,5. Quindi che cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto un arretramento del liquidus. Il raffreddamento è stato anche, come vi ho fatto vedere nei profili osservati, con il confronto fra le temperature fossili e le temperature misurate in pozzo. Ora, ultimamente, con la perforazione che è stata eseguita a Bagnoli fino a 506 metri, c'è uno studio molto interessante di Mormoni e Tali del 2015 che fa vedere che attraverso i rapporti isotopici misurati nella calcite e negli assemblaggi mineralogici, si ha una temperatura di 160 gradi, mentre invece quella misurata in pozzo è di 60 e mi pare 80 gradi rispettivamente. Quindi il raffreddamento è dimostrato, non è un'ipotesi, è una certezza quasi, tranne se, diciamo, si mette in dubbio questi dati, è una certezza. Adesso
vediamo perché noi diciamo che il sistema magmatico dei Campi Flegrei assomiglia a quello dei porfiri Copper. Ma che cosa sono questi porfiri Copper? Perché sono molto conosciuti in tutto il mondo, però in geologia economica? Perché a questi sistemi sono praticamente associate delle importantissime mineralizzazioni a rame, ma in alcuni ambienti tettonici anche a oro. Quindi sono dei modelli, diciamo, molto studiati in dettaglio. Partiamo dal primo stadio. Ora, il primo stadio, c'è un'intrusione magmatica, la vedete? Aperta. Cioè praticamente tutti i fluidi che fuoriescono da questo magma hanno la possibilità di sfuggire al sistema. Però che cosa succede? Quando per lungo tempo noi non abbiamo eruzioni magmatiche, come nel caso dei Campi Flegrei, perché diciamo che l'ultima attività importante eruttiva è stata 3500 anni fa, quindi questo sistema per 3500 anni, a parte diciamo la piccola eruzione del Mondo Nuovo, che è una freato magmatica, quindi non è neanche un'eruzione vulcanica in senso stretto, quindi a parte questo incidente di percorso, questo sistema è stato fermo per 3500 anni. Durante questo periodo che cosa è successo? È successo che il sistema si raffredda dall'esterno verso l'interno e si incomincia a formare questo strato qui, indicato come S1, questo strato cristallino, cioè che è cristallizzato dal magma che si è raffreddato. Col procedere del raffreddamento, perché questo sistema, in questo sistema c'è dissipazione di energia termica che si trasmette alla roccia incassante, quindi questo sistema in raffreddamento continua a solidificare sempre lo strato più esterno, vedete S2. Nel frattempo che cosa succede? Che si satura rispetto all'H2O, perché voi sapete che quando il magma cristallizza l'acqua non entra, sono fasi anidre, quindi l'acqua non entrando nei reticoli cristallini si accumula come fase a sé stante, come fase acquosa, e fa parte appunto dei fluidi magmatici. Quest'acqua dove va? Fin quando il sistema lo consente, vedete, perché c'è una brecciazione, perché chiaramente i fluidi spingono, fuoriesce dal sistema, ma a mano che questa, diciamo, noi lo chiamiamo carapace, a mano che questo carapace si inspessisce perché cristallizza, a un certo punto che cosa succede? Che nella fase 3, che i fluidi non hanno più la possibilità e la forza di uscire, perché sono confinati da questo strato cristallino. E quindi in questa parte sommitale dove si accumulano i fluidi c'è un aumento di pressione. Però attenzione, questi fluidi che si vanno ad accumulare in questa parte, diciamo che è ancora magmatica, c'è una pressione di tipo litostatica. Perché litostatica? Perché il sistema è chiuso, non c'è apertura. Quindi la pressione in questa parte della camera magmatica è molto alta. Cioè una pressione di tipo litostatico, pensate che il gradiente di una pressione litostatica è 30 megapascal per chilometro. Ora che cosa succede? Che a un certo punto si raggiunge il limite di rottura e quindi questo carapace impermeabile cristallizzato incomincia a fratturarsi. Attraverso la fratturazione il sistema si apre, si passa da una pressione litostatica a una pressione idrostatica dove il gradiente è 10 megapascal per chilometro. Immaginate la differenza fra 30 megapascal e 10 megapascal, che può succedere? Può succedere che questi fluidi hanno quello che subiscono, quello che vi dicevo prima, una variazione chimico-fisica, perché abbiamo espansione, calo di pressione, anche calo di temperatura probabilmente, e quindi incominciano a precipitare tutto quello che portavano
come soluto, in soluzione. Ed ecco perché si formano in tutte queste vene, in tutte queste fratture che vedete, delle vene di minerali, che possono essere pirite, calcopirite, tutto quello che volete. Ed è questo il meccanismo che porta alla formazione delle mineralizzazioni. Ora, il sistema dei campi Frege è proprio uguale? No, perché non è arrivato allo stadio di mineralizzazione, però è un sistema dormiente, è un sistema che dissipa calore, è un sistema che si sta raffreddando, è un sistema che la cui camera magmatica si sposta verso il basso. Vi faccio notare che noi siamo partiti da 3 km e siamo arrivati a 6 km, quindi c'è stato uno sprofondamento di 3 km. È un sistema che, a nostro avviso, subisce questa pressione dei fluidi che si accumulano al di sotto di uno strato impermeabile che adesso vi faccio vedere. Questo è il nostro modello dei campi Frege. Innanzitutto dobbiamo distinguere che ci sono due sistemi distinti e separati. Noi abbiamo il sistema vulcanico, vedete, che come vi dicevo nella slide precedente, è praticamente isolato da questo strato cristallino, perché deriva dalla cristallizzazione del magma, impermeabile e fragile. Che significa fragile? Significa che è impermeabile solo per fratturazione, si frattura solo se ci sta una pressione che è superiore al limite di fratturazione. Ora, questo sistema io l'ho indicato con uno. Perché ho indicato con uno? Perché questo è il sistema vulcanico che ha una sua time scale. Cioè, questo sistema per evolvere ha bisogno di tempi geologici, tempi lunghi. Non può subire delle variazioni nel giro di pochi anni, è impossibile. Questo è un sistema, diciamo, vulcanico a tutti gli effetti e quindi i suoi tempi sono questi, 10 alla 3, 10 alla 4. Invece, poi, qui abbiamo un altro strato impermeabile. Un altro strato impermeabile che è stato visto sempre attraverso i profili sismici da Alfonso. Questo strato impermeabile funge da tappo per quello che riguarda il sistema idrotermale che si è sviluppato al di sopra di questo carapace che isola, diciamo, il magma. I tempi sono diversi, perché questo è un sistema idrotermale che, come vi ho detto prima, è un sistema dinamico che può avere delle variazioni nel giro di 100 anni. Quindi è un sistema molto variabile. E questi due sistemi si comportano in modo completamente diverso e autonomo. Però che cosa succede? Che ogni tanto entrano in comunicazione. Perché entrano in comunicazione? Perché se voi guardate la slide, guardate questo disegno in basso a sinistra, vedete che a un certo punto che cosa succede? Succede che la pressione dei fluidi, perché il magma in queste condizioni vescicola. Il vescicolamento, che in termine tecnico si dice anche second boiling, però è meglio che diciamo vescicolazione perché così ci capiscono tutti. Quindi il magma vescicolando produce una fase fluida. Questa fase fluida si va ad accumulare, vedete, in questo strato che è ancora plastico. Perché mentre il carapace è fragile, noi qui abbiamo, abbiamo uno strato abbastanza plastico. Quindi i fluidi spingono, vanno in overpressure. E la pressione che abbiamo in questa parte del sistema è una pressione di tipo litostatico, perché il sistema è chiuso. Ora, quando raggiungiamo il limite di fratturazione, il carapace si frattura e questi liquidi passano nel sistema idrotermale.
ma sempre a pressione litostatica, perché questo sistema idrotermale, come vi ho detto, è confinato, cioè ci sta questo strato impermeabile che non fa uscire i fluidi. Che cosa succede? Che a un certo punto però la pressione raggiunge livelli così elevati che si frattura anche lo strato superficiale. Ritorniamo al bradisismo. Quando siamo in questa situazione e con i fluidi che spingono e il sistema è chiuso, noi qui abbiamo il sollevamento perché abbiamo una pressione dei fluidi che spinge verso l'alto e quindi in superficie abbiamo una deformazione che porta al sollevamento. Invece, quando il sistema si frattura, passiamo da condizioni litostatiche a condizioni idrostatiche, succede che i fluidi che si erano accumulati fuoriescono e quindi il sistema e quindi la deformazione incomincia a e quindi la subsidenza inizia. Quando la subsidenza inizia, si ha quel famoso fenomeno che vi ho detto prima, il self-sealing, perché quando il sistema si apre, vedete, noi abbiamo delle variazioni chimico-fisiche sostanziali che non sono a scala locale, perché guardate, per chiudere un sistema idrotermale voi dovete avere per forza delle variazioni chimico-fisiche a grande scala, non è possibile che avvenga una scala ridotta, perché altrimenti il sistema non si chiude. Quindi noi abbiamo che, passando da pressione litostatica a pressione idrostatica, abbiamo veramente che questi fluidi hanno una grossa espansione, precipitano quello che portano in soluzione e vedete che si forma. Noi questa foto io l'ho fatta su una carota di un pozzo che ho esaminato. Guardate come la frattura è stata riempita da pirite ed epidoto per questo fenomeno di self-sealing che io vi sto raccontando. Che cosa succede? Qua c'è una bella domanda: perché la subsidenza non bilancia il sollevamento? E la subsidenza non può bilanciare il sollevamento, perché quando si è avuta la chiusura delle fratture, il sistema si richiude, quindi non ha il tempo di ritornare alla posizione di partenza. Ma adesso guardate quest'altra figura in basso. Questa figura in basso fa vedere le fasi del sollevamento. Vedete, nell'83-84 noi abbiamo che non c'è un contributo nelle fumarole di fluidi magmatici, perché a questi livelli significa che la CO2 è molto bassa e quindi non abbiamo un contributo di fluidi magmatici. E stiamo in questo sistema qui. Cioè noi abbiamo che il sistema è chiuso e quindi i fluidi magmatici non vengono registrati perché restano confinati. Quando il sollevamento finisce e incomincia la subsidenza, noi abbiamo il massimo del contributo di fluidi magmatici. Quindi stiamo in questa situazione di apertura, quando i fluidi magmatici raggiungono chiaramente l'acquifero superficiale e registriamo appunto registriamo questa composizione di fluidi magmatici che si riconoscono molto bene i fluidi magmatici, che quindi partecipano all'acquifero superficiale. E questa è un'altalena, la vedete? Cioè queste altalene, cioè quando abbiamo il contributo dei fluidi magmatici che è molto forte nelle fumarole, significa che stiamo in una condizione di apertura del sistema e quindi i fluidi magmatici possono uscire. Invece quando i fluidi magmatici non vengono registrati alle fumarole, significa che stiamo in questa situazione qua di chiusura e quindi i fluidi magmatici vengono trattenuti all'interno dal sistema. Andiamo a controllare le altre variabili. L'attività sismica. Questa è l'attività sismica che si è registrata nell'82-84. Come vedete, è iniziata con una profondità
di 7 chilometri, proprio esattamente dove ci sta il nostro Carapace. Quindi quando quindi questa attività sismica profonda è proprio indicativa della rottura di questo strato impermeabile e cristallino. Poi si è spostata più in superficie, perché? Perché la fratturazione riguardava tutto questo strato del sistema idrotermale. Mentre invece questa è l'attività sismica registrata negli ultimi anni, fino al 2011 credo. Vedete, è un'attività molto superficiale che non riguarda per niente il sistema profondo. Anche qui teniamo che sono gli istogrammi, credo, del sistema del 2008-2084 è recente. Quindi, come potete vedere, anche la sismicità può essere letta con questo modello. Vediamo i gas. Già vi ho spiegato quello della CO2H2O, ma anche quest'altro gas, CO2H2S, vedete, segue lo stesso andamento. Cioè, quando il sistema è chiuso non registriamo un contributo di gas magmatici, ma quando il sistema è in subsidenza noi registriamo i gas magmatici. Adesso questo succede puntualmente, anche con l'azoto, succede normalmente. Quindi quando il sistema è chiuso non abbiamo il contributo di gas magmatici, quando il sistema è aperto questo contributo c'è. Andiamo all'attività recente e cerco di chiudere perché già mi hanno detto che sono da 1:10. All'attività recente, adesso siamo in una fase di sollevamento, quindi se è sollevamento significa che non abbiamo fratturazione di questo livello impermeabile e quindi il sistema è chiuso. Fino al 2006, cioè dall'84 al 2006 che il sistema era subsidente, noi eravamo in questo stato di apertura. Chiaramente apertura o chiusura non va inteso come un fatto categorico, perché noi non avremo mai la chiusura al 100% del sistema, comunque il sistema avrà delle sue falle. Poi vi ho fatto vedere quella stratigrafia così complessa formata da livelli a permeabilità diversa, composizione diversa, insomma praticamente il sistema calderico dei Gambi Flegrei è veramente un sistema molto complesso, quindi questa è comunque una semplificazione. Però vedete, adesso noi registriamo il rapporto azoto-CO2 che è discendente. Ma perché è discendente? Perché noi stiamo in fase di sollevamento, quindi questo rapporto sta raggiungendo lo stesso rapporto che aveva nella fase in cui il sistema era chiuso, perché il sistema oggi è chiuso e quindi praticamente noi ci avviamo verso queste condizioni che rappresentano proprio le condizioni di chiusura. Per quanto riguarda il rapporto elio-CO2 e azoto-elio, noi non abbiamo i dati relativi al 1980-82, ma io credo che dovevano, se mai fossero stati misurati, verso questo punto, perché il sistema praticamente sta ritornando indietro. Come vi ho dimostrato, è un sistema ciclico e questa ciclicità la dimostra in tutte le sue espressioni. Per concludere, vi faccio vedere anche quest'altra carta. Questa già ve l'ho fatta vedere prima della registrazione dei sismi. Ora, questa riguarda il 1989-2010. Quindi, come vedete, anche la sismicità è cambiata. Qui abbiamo due cluster, uno diciamo in corrispondenza dell'area di Pozzuoli e uno in quest'area qui. Invece gli ultimi eventi sismici il cluster si è spostato proprio nella zona Pisciarelli-Solfatara. Quindi se mai ci dovessero essere delle variazioni a livello di gas magmatici, secondo il nostro giudizio non dovrebbero essere ascrivibili al bradisismo, ma altri fenomeni tipo per esempio riapertura di qualche frattura o comunque diciamo fatti localizzati dell'area diciamo dove sono ubicate le fumarole. Un'altra cosa che mi ero dimenticata di dirvi è che quando noi abbiamo le fasi sia di subsidenza che di innalzamento ci sono questi piccoli
questi piccoli picchi, vedete? Diciamo di innalzamento e poi subito subsidenza, perché guardate, la subsidenza segue sempre l'innalzamento, cioè è una costante. Ora, molto probabilmente, siccome vi ho fatto vedere la struttura del basamento così complessa e noi abbiamo visto dai pozzi che si possono formare delle sacche di fluidi confinati, cioè che non trasmettono con l'esterno, trasmettono solo per fratturazione, noi pensiamo che questi picchi possano essere dovuti a questi, molto probabilmente alla presenza di questi acquiferi confinati nel basamento che sotto allo strato B naturalmente, che nell'ambito diciamo di tutto il sistema poi possono agire isolatamente dando queste fluttuazioni di breve durata e comunque di scarsa entità. Concludendo, la validazione termodinamica del modello, cioè io tutto quello che vi ho raccontato abbiamo cercato di validarlo facendo dei calcoli termodinamici. E i calcoli termodinamici concordano bene con questo modello, cioè la forza in campo può provocare un sollevamento fino a 40 metri, cioè i fluidi che si generano diciamo al di sotto degli strati impermeabili possono provocare un innalzamento di 40 metri, però a patto che il sistema fosse chiuso ermeticamente, ma come vi ho detto difficilmente lo è. Poi gli sciami sismici che associati al bradisismo concordano bene con un'idrofratturazione dello strato A, dello strato B, l'espansione volumetrica e il passaggio da pressione idrostatica a pressione idrostatica. Abbiamo calcolato che da ogni chilogrammo di fluido può precipitare per decompressione 3 per 10 alla 3 kg di silice. Chiaramente il calcolo l'abbiamo fatto solo per la silice, ma può precipitare anche, come vi ho detto, minerale. E poi il meccanismo che abbiamo diciamo spiegato può spiegare l'episodicità del fenomeno, che si sviluppa su due scale di tempi diversi, una dell'ordine di 10 alla 13 alla 4 anni associata all'evoluzione del sistema magmatico, la seconda di 1-10 alla seconda anni associata alla propagazione della fratturazione nei livelli diciamo impermeabili. Se volete approfondire diciamo tutto il modello termodinamico che è stato sviluppato in particolare con l'aiuto di Frank Spera, che è un genio in questo settore, vi consiglio di leggervi questo lavoro. Quello che vi ho raccontato adesso è il frutto di un altro lavoro che è in stampa. Ho anche riportato il giudizio del referee di questo lavoro, che è Ghiorso, e chi lavora in questo settore sa benissimo chi è. È un giudizio che per lui è stato veramente lusinghiero. Per concludere, io vi dico che dal 2006 il sollevamento in atto indicherebbe che il sistema idrotermale più profondo strato B è chiuso rispetto all'acquifero superficiale. La composizione dei gas fumarolici alla solfatara, sia alla solfatara che ai pisciarelli, è controllata dal mancato apporto dei fluidi idrotermali più profondi all'acquifero superficiale. La composizione dei gas fumarolici dovrebbe ritornare allo stesso pattern composizionale che si è registrato durante il sollevamento dell'82. Gli eventi di minore entità durante sia le fasi di subsidenza sia di innalzamento sarebbero dovuti probabilmente alla presenza di acquiferi confinati, come è stato osservato nei due pozzi, nei pozzi diciamo delle varie aree Mofete e San Vito. Il rischio eruzione ai campi flegrei. Il modello esposto indica come con il progredire del raffreddamento il liquidus si sposta sempre più in profondità, che il sistema vulcanico profondo è in uno stato stazionario, che la probabilità che si verifichi un'eruzione oggi è la più bassa in assoluto rispetto agli ultimi 500 anni e dovrebbe diminuire ancora. Lo scenario può cambiare? Purtroppo sì. La possibilità di un evento eruttivo può divenire probabile se si dovesse registrare arrivo di un nuovo magma da maggiori profondità nella camera di alimentazione dei campi flegrei. Ma in questo caso noi siamo convinti che il pattern di deformazione dovrebbe essere completamente diverso dal pattern che dà il fenomeno del bradisismo. Per esempio anche nella formazione del Monte Nuovo
Io personalmente sono convinta che il pattern deformativo doveva essere completamente diverso da quello del bradisismo, perché il Monte Nuovo è solo a 3 km da Pozzuoli, quindi l'area di massimo sollevamento non poteva essere Pozzuoli. Però questa è una mia opinione, non è supportata da dati. Fino a quando il bradisismo dà luogo allo stesso pattern deformativo, il meccanismo che lo genera dovrebbe essere sempre lo stesso. È stato dimostrato con studi dettagliati in altre aree, come Long Valley, in California, nello Yellowstone, che gli episodi di sollevamento del suolo non danno luogo di norma a eruzioni. Le eruzioni sono soltanto eventi assolutamente eccezionali. E con questo vi ringrazio della partecipazione e vi prego di non farmi domande troppo difficili. Allora, ringraziamo la professoressa per l'intervento, che è stato molto interessante e anche lungo, diciamo così. Ma mi dispiace, ma non ho potuto abbreviarlo. Di fare chiaramente di ricostruire il quadro generale prima poi di andare nel dettaglio del lavoro. Chi ha domande può ci segue da in Teams, può tranquillamente utilizzare lo strumento della manina, così io posso registrarne la prenotazione. Chi ci segue da YouTube può mettere un messaggio nei commenti e cercheremo di riportare l'eventuale domanda alla professoressa, lo farò io direttamente. Grazie. Quindi è aperto la question time. Sembra che diciamo tutti quanti siano più che li ho distrutti, un'ora, quando è durato? 1:20. Allora, se non ci sono domande, meglio così, voglio dire. Vuol dire che, però, diciamo, vista il numero di persone che hanno seguito l'intervento sia da Teams sia da YouTube, come c'è una manina, guarda. C'è Nicola Mondillo dell'Istar. Nicola, vieni avanti. Allora, buonasera a tutti. Prof, bellissima presentazione. Volevo fare solo una domanda, una curiosità. La foto della vena che avete trovato nella carota, ha detto clorite e pirite. No, epidoto. Clorite epidoto e pirite, giusto? Sì. Aveva la roccia incassante attorno alla vena, un'alterazione idrotermale? Allora, sì, l'alterazione idrotermale in tutte le carote c'è, tant'è vero che se ti leggi il lavoro dell'89 c'è tutta la descrizione di tutta l'alterazione idrotermale diciamo delle rocce che sono state studiate. E ci sono altre vene oltre a quella che avete mostrato in foto? Sì, 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 ci sono diverse vene, tra l'altro noi abbiamo fatto anche delle datazioni col zircone, diciamo che queste carote sono state veramente studiate abbastanza bene. A fondo. E calcopirite, per curiosità? No, calcopirite non è stata trovata, ma questo vedi è un sistema embrionale. Cioè, praticamente per diventare un sistema tipo Porfiri ce ne vuole. Perché l'ho seguito in auto e quindi mi sono perso un paio di cose, allora è un po' più questa stessa cosa. Diciamo che l'analogia col sistema Porfiri viene proprio nel fatto che della vescicolazione magmatica che produrrebbe questi fluidi, che poi si vanno ad accumulare e vanno in overpressure e quindi ti causano poi la fratturazione, come avviene esattamente nei sistemi diciamo tipo Porfiri. Ora mi dovresti fare un'altra domanda: come mai ci è venuta questa idea che questo sistema possa essere riconducibile a un Porfiri? E siccome tu sai benissimo che io mi interesso di inclusioni fluide e silicatiche, già la risposta la sai. Per questo non l'ho fatto, prof. Questo modello mi ricordo da studente che già lo conoscevamo, quindi vabbè. Grazie, buonasera. Prego. Grazie a Nicola. Chiedo se ci sono ulteriori curiosità, domande da fare, chiarimenti da richiedere. Questo vale sia per Teams sia per YouTube.
altrimenti possiamo congedare la professoressa, anche perché penso che abbia bisogno di un po' d'acqua a questo punto. Sì, penso proprio di sì, ho parlato troppo come al solito. No, ma piuttosto, anzi, è stata molto interessante. C'è una mano alzata, Stefano. Adesso l'ho vista. Sono io. Tina. Sì. Prego, allora, prego. Anna Maria, complimenti, sei stata molto chiara e mi sei piaciuta molto. Voglio farti una domanda. Siccome nei miei modelli la camera, diciamo, la parte calda non dovrebbe stare intorno agli 8 km, ma dovrebbe stare un po' più profonda, cambia qualche cosa nel tuo modello? Oppure no, assolutamente no, anche perché noi questo approfondimento lo abbiamo previsto, e siccome la tomografia risale al 2008, è vero che il sistema richiede tempi lunghi per evolversi, però potrebbe essere esitata, anche perché colgo l'occasione per dire che il raffreddamento del sistema vulcanico dipende anche dalle emissioni che ci sono gassose e dei fluidi che registriamo alla solfataria Pisciarelli, perché una cosa è se il sistema si raffredda per trasmissione, diciamo, del calore, per conduzione, è una cosa, e se a questa conduzione si associa anche l'espulsione dei fluidi, perché con l'espulsione dei fluidi il raffreddamento si velocizza molto. Cioè. E questo c'è ad Agnano, fortunatamente, ai Pisciarelli, alla solfatana. E questo dovrebbe favorire quello che dici tu, cioè l'approfondimento del liquidus. Grazie. Sì. Altre domande? Registro. Un'altra, c'è una domanda. Sì, sì, Eugenio Di Meglio. Eugenio, vieni. Ciao, vale. Eugenio. La ritrovata. Ben trovata a te. Hai una domanda riguardo l'asset strutturale, più che altro, perché prima avevi fatto un discorso sulla sinclinale e anticlinale, cioè sinclinale nel porto di Pozzuoli, anticlinale verso la terraferma, l'entroterra dei Pozzuoli. Volevo chiederle se questo asset strutturale si estende poi, con magari con un'altra anticlinale, andando verso le isole Fegredi, Procida, Ischia, ci sono delle evidenze o non c'entra? No, guarda, è una situazione strutturale che si è venuta a creare in seguito alla suddivisione in blocchi e alla formazione di queste faglie ad angolo molto ampio, che sono dei semigraben. Quindi è una situazione, diciamo, che io non mi sento di estendere anche al di fuori di quest'area, anche perché, come hai visto, è un'area fortemente fagliata e fratturata. Sì. Quindi, e poi comunque noi stiamo parlando di un'area all'interno di una struttura calderica che ha subito sprofondamento e poi ha subito anche un innalzamento della parte, diciamo, non so se ti ricordi che la struttura della caldera è divisa in due parti, una parte che è rimasta sprofondata e un'altra parte che è indicata come risorgente perché si è praticamente sollevata. Un problema simile c'è pure a Ischia, perché per esempio la piana di Ischia è un grab. Non ti preoccupare, sto studiando il sistema di Ischia, forse arriverò a qualche conclusione. Non so se gli altri saranno d'accordo, però io ci provo. Va bene, la ringrazio per l'intervento e per la risposta. C'è una domanda di Giovanni Florio. Giovanni, prego. Sì, buongiorno, scusate, non c'ho la telecamera in questo momento. No, non è un problema. Anzitutto fare i complimenti ad Anna Maria, perché ha fatto una presentazione molto interessante, e l'ora è passa e diciamo che è volata, insomma è stato un piacere ascoltarti, Anna Maria. Grazie. Quello che volevo sapere è proprio riguardo la domanda che ha fatto anche precedentemente Eugenio, no? Cioè su queste strutture piegate tra il Golfo e la parte costiera di Pozzuoli, cioè la domanda che forse potrei fare di più ad Alfonso, credo che probabilmente ha visto qualche struttura in qualche profilo sismico, ma volevo sapere, queste in un regime complessivo dell'area che dovrebbe essere un regime di distensione, no, caldera, abbiamo delle fratture, che tutte quelle fratture che tu hai messo su quella carta dovrebbero essere più o meno delle fratture
che dimostrano un'estensione, cioè comunque sia degli sprofondamenti di blocchi, diciamo. Allora, come si spiega una struttura anticlinale? Forse più che anticlinale dovremmo parlare di struttura antiforme che si è venuta a creare per qualche fenomeno diverso da una compressione? No, perché Alfonso mi diceva che a livello locale si sono venute a creare queste forze che sono compressive, perché chiaramente per avere questa struttura anticlinatica dobbiamo avere per forza un regime compressivo. Però il regime compressivo giustificherebbe anche l'accumulo dei fluidi e soprattutto giustificherebbe che semmai ci dovesse essere un'eruzione non potrebbe mai avvenire a Pozzuoli, perché noi sappiamo bene che le eruzioni avvengono chiaramente in regime più distensivo, dove c'è più possibilità di fratturazione, di fagliamento, e quindi c'è più possibilità di risalita del magma. Però Alfonso Amilia, che ha studiato il problema e ha interpretato diversi profili eccetera eccetera, lei dice che si è venuta a creare una situazione fra i vari blocchi che determina appunto una situazione di stress compressivi. Ora in dettaglio non te lo so spiegare, però è il risultato di tutto questo, diciamo, di tutta questa attività tettonica che c'è stata nell'area e che poi ha portato anche al vulcanismo. La dottoressa Emilia su YouTube ha messo un messaggio e dice: no, la struttura riguarda il Golfo di Pozzuoli. Però era quando avete cominciato, cercavo di intervenire. Però. Ci sono altre domande? Ciao Alfonso! Non puoi intervenire in voce perché sta su YouTube. Ma quindi... non fa niente, la sto salutando lo stesso. Stai ascoltando perché stai interagendo. Allora, dicevo, se non ci sono altre domande, possiamo, come dire, congedare la professoressa Lima. Chiaramente mi permetto di dire che la professoressa è sempre disponibile a interazioni, quindi anche dal vivo, anche quando volete, diciamo, sapete dove trovarla. È stato un piacere chiaramente ascoltare questa presentazione, che dicevo prima è lunga, ma è stato molto piacevole, come dicevano anche gli altri colleghi. Tra l'altro ci sono tutta una serie di commenti proprio su YouTube che confermano il fatto che la presentazione è stata molto piacevole. Lo dico con orgoglio, ma sia perché... piacevole, spero che sia stata chiara, ma se una cosa è chiara è piacevole. Ah, dice la dottoressa Mili, aggiunge: non ci sono faglie estensionali nel golfo. Quindi mi ricordavo bene che c'era un regime compressivo. Dicevo, sia come collega della professoressa, sia come distar, sono veramente contento che il seminario abbia riscosso tanto favore da parte del pubblico. Allora, a questo punto mi sembra ci sia un messaggio, però da qui ve controllo un attimo. No, ci sono solo dei complimenti. Va bene, allora sono complimenti vari che la professoressa potrà leggere pure in seguito nelle varie... Vabbè, ringrazio tutti, anche perché non vi nascondo che dietro a questo lavoro, diciamo, ci abbiamo perso parecchio tempo e personalmente ci ho perso anche delle notti per cercare di capire le situazioni, perché non sono molto semplici, non è un sistema semplice e non è detto che quello che vi ho raccontato sia vero, perché come ho detto degli altri modelli che sono sempre probabilistici, questo vale sicuramente anche per me. Vabbè, la dottoressa Mili aggiunge che c'è il lavoro del 2003 su Late Quaternary che può dare, come dire, dei dettagli in più rispetto al discorso della fagliazione. E fai complimenti. Grazie. Va bene. Allora, grazie a tutti per essere intervenuti. Buonasera a tutti. Grazie di essere stati con noi fino a quest'ora. E vi do appuntamento ai prossimi incontri organizzati dal Distar. Buonasera a tutti. Grazie. Ciao. Buona serata a tutti. Buonasera.